Sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo con una domanda. Perché stanotte abbiamo vegliato e pregato? Così avviene la notte di Pasqua. Abbiamo vegliato nella notte per ricordarci che il popolo credente che possiamo noi vive immerso in una società che rassomiglia ad una notte buia, buia senza stelle. Provate a pensare, noi tra poco ci scambieremo il segno della pace, ma altrove in questo momento si combatte ferocemente, seguendo la sola legge della vendetta. Questa è notte, è buio. Altrove in questo momento ci si affanna per accumulare denaro, rapinando in tante maniere, per avere sempre di più. È notte, è buio. È egoismo cieco, anche se spesso è verniciato di eleganza e di finta legalità. Altrove, la notte di Pasqua, come in ogni notte, c'è gente che corre freneticamente alla ricerca di divertimenti che ormai sono solo stordimenti, lasciando abbandonati gli anziani, gli ammalati e tutti coloro che aspettano il conforto di una carezza o di un servizievole compagnia. Questo è buio, è notte. Altrove c'è prostituzione per le strade, che sono diventate un postibolo all'aperto, senza vergogna. È il suicidio dell'amore, è il suicidio della dignità della donna e dell'uomo, perché è il suicidio della famiglia. Il suicidio della famiglia è il suicidio della società. Questo è buio, è notte. Altrove, anche nella notte di Pasqua, succedono bambini nel grembo delle madri, non più madri. E pensate, recentemente è stato dichiarato diritto costituzionale. Non la libertà, ma il diritto di uccidere, il diritto di abortire. Questo è buio, è notte. Per questo abbiamo pregato e abbiamo vegliato nel cuore della notte a Pasqua. Per non dimenticare, per non perdere la capacità di riconoscere il buio. Ma la notte di Pasqua abbiamo acceso un grande fuoco, l'avete visto? È l'immagine di Dio, fuoco di amore, fuoco di tenerezza, fuoco di compassione, fuoco di misericordia che non si spegne mai. E la notte di Pasqua mi ha fatto memoria della tenace fatica di Dio per condurre l'umanità nella città della luce. Una fatica che continua, la avvertiamo e la ricordiamo. Infatti, nel buio della storia, a un certo punto Dio bussa alla porta del cuore di un uomo onesto. Dio chiama Abramo e gli confida il sogno di creare una nuova umanità. E Abramo è capace di sognare con Dio, questo è bello, per pura fede. Beato Abramo. Dalla discendenza di Abramo nasce un piccolo popolo, che però finisce schiavo in Egitto. E la storia umana, se ci pensate, è una storia di continua schiavitù. E Dio manda Mosè a liberare il popolo e a guidarlo nella terra della libertà. Con il dono della legge, la legge della libertà, che sono i comandamenti. Ma ahimè, il popolo non capisce il valore e la bellezza dei comandamenti, che sono 10 regole di libertà. E così perde la libertà. E viene condotto schiavo a Babilonia, dove sperimenta che senza Dio siamo come foglie spazzate via dal vento. Ma il fuoco dell'amore di Dio non si spegne. E Dio, attraverso il profeta Ezechiele, promette al popolo una nuova patria, attraverso un cuore nuovo. Perché la patria promessa, il paradiso, è un cuore nuovo, il paradiso è dentro di noi. Ebbene, questa promessa è la gioia del popolo credente e noi stiamo camminando in questa direzione. Infatti, alla conclusione del credo non ci stanchiamo di dire aspetto, ma che sia vero, aspetto la vita del mondo che verrà. Ma come si compirà questa promessa? Cosa farà Dio? Cosa brucia nel cuore di Dio? Dove approda l'infinita fantasia dell'infinito amore? Dio ha mandato il suo figlio in questa storia tenebrosa.
In questa storia è entrata la luce. In questa storia egoista è entrato l'amore. In questa storia senza Dio, Dio ha cercato ospitalità. Noi l'abbiamo crocifisso. La croce di Gesù grida il nostro peccato, lo svela, ce lo mette davanti clamorosamente, ce lo rivela in tutta la sua tenebrosa potenza da gradire anche Dio. Ma Dio è Dio. E la croce non è la morte di Dio, ma diventa il punto in cui l'infinito amore entra nella storia umana. E così inizia la salvezza. Il peccato aggredisce Dio, ci tenta, ma Dio aggredisce il peccato con l'amore e lo vince. E il corpo crocifisso di Gesù risorge e diventa l'inizio di una nuova umanità. Noi con il battesimo siamo stati saldati, immersi nell'atto di amore del crocifisso. Quell'amore che è in noi è l'inizio della vita che risorge e che un giorno splenderà pienamente in Cristo risorto e con Cristo risorto. La vita infatti cambia quando ci si incontra con Cristo e ci si apre alla sua potenza di amore. I santi ne sono la prova meravigliosa. Noi oggi, seguendo l'esempio di Maria, la donna del sì, la donna della fede, senza tentennamenti, ridiciamo il nostro sì a Gesù che è qui in mezzo a noi, a Gesù che è il senso della vita, a Gesù che è la luce del cammino, a Gesù che è il fuoco che riscalda, a Gesù che è l'approdo del viaggio e il primogenito della nuova città, nella quale tutti vogliamo abitare, nella gioia dei figli di Dio, liberati da ogni cattiveria e quindi veramente felici. A Gesù oggi apriamo la porta del cuore, perché la freschezza del battesimo che abbiamo dentro si ravvivi dentro di noi. Questa è la Pasqua, ravvivare il battesimo. La Pasqua è un nuovo inizio, è un nuovo sì, un nuovo passo nel cammino della nostra conversione, un passo verso la vera gioia che Dio solo può dare e vuole dare, se glielo permettiamo. Fra poco pregheremo il credo, rinnoviamo il credo. Vi racconto un aneddoto un po' simpatico. Nel credo, l'unico personaggio della passione che viene ricordato è Pilato, curioso. Pensate che una convertita, Gertrude Folefort, era luterana, diventata cattolica, ha pensato, ma come mai si ricorda solo Pilato? E è andata nel Vangelo. Nel Vangelo si dice, è raccontato, che mentre Pilato stava lì nell'itostato, cioè nel tribunale, la moglie gli manda un servo per dirgli: attento marito mio, sei attento con questo giusto, io tutta la notte ho sofferto per lui, questo è un giusto, sei attento. Questa convertita si domanda, ma che ha sognato quella donna? Qui c'è un po' di fantasia, ma è bello. Lei ha sognato, dice che ha sognato, di vedere nelle varie chiese di secoli, ti ha fatto fare un viaggio di fantasia, e ha sentito tutte le chiese che dicevano: patì sotto Ponzio Pilato, patì sotto Ponzio Pilato, patì sotto Ponzio Pilato. Impaurita ha detto al marito: stai attento. È bello, mentre ripetiamo queste parole, ricordare questa intuizione di questa convertita luterana, Gertrude Folefort. A tutti buona Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo.